come musica, la notte mi sorprende malinconica e spuma sulle onde che spiaggiano attraverso gli occhi miei. Lunatica. Si chiama Lunatica ed è il nuovo singolo di Antonio Ancora. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti coloro che ci ascoltano. Ciao, ben trovato allora a Radio Incontro. Questo singolo Lunatica esprime un po' di cose, credo. Beh, intanto rappresenta quello che è il mio mondo, spensierato, gioioso. Sembrerà un paradosso, ma anche nel parlare della luna lo faccio in maniera solare, quindi l'allegria che, diciamo, mi accompagna in tutti i singoli non manca anche questa volta. Tu sei stato il vincitore della prima edizione di X Factor con il Aram Quartet. Io mi ricordo di te, mi ricordo del vostro gruppo, e quindi complimenti. Grazie, grazie mille. Un'esperienza quella che porto sempre dentro con grande emozione, perché mi ha lasciato tanto e si sente un po' in tutti quelli che sono i palchi che si vanno poi a calcare negli anni, e rimane comunque quell'impatto professionale e artistico che una trasmissione come quella può avere su un ragazzo che all'epoca aveva 25 anni. Ormai sono passati un po' di anni, perché quella è stata la prima storica edizione di X Factor. Sì, prima storica edizione, hai ragione, era molto bella. Poi c'era la curiosità del programma innovativo, del talent show, ancora no, era molto embrionale questa idea del talent show. Poi dopo è diventata quasi una routine, quindi anche la curiosità si è un po' spenta intorno a questi programmi, no? Che secondo me comunque sono molto formativi sia per chi vi partecipa che per gli stessi insegnanti, e molto belli anche per noi che li vediamo. In particolare ti devo dire, Antonio, in particolare per noi addetti ai lavori, ci permettono di conoscere tanti artisti. Beh, la prima edizione, come dici tu, aveva quel lato della genuinità che ci prendeva un po' tutti alla sprovvista, per primi noi che partecipavamo al programma, quindi non sapevamo mai quale sarebbe stato il brano che Morgan ci avrebbe assegnato, non sapevamo mai quali sarebbero state le reazioni del pubblico, e anche arrivare fino in fondo senza mai andare al ballottaggio e addirittura vincere è stata una sorpresa incredibile. Quindi è un percorso davvero che io ricordo come fosse stata la finale dei mondiali, per rimanere in tema, sì, insomma, in sintonia con questi giorni. Ma penso anche di più della finale dei mondiali per voi. Beh, Aram Quartet sicuramente sì. Insomma, più di chi di mondiali ne ha vinti più di uno, per noi quello è stato forse il mondiale della vita, della vita. Antonio, comunque complimenti anche per quel mondiale della vita. Grazie, ti ripeto, io l'ho visto e mi avevate colpito molto, ma d'altra parte avete vinto, quindi come me avevate colpito molte altre persone. Però questa parentesi degli Aram Quartet si è conclusa e tu adesso sei un solista. Beh, ormai dal 2011 ci siamo sciolti e ognuno ha intrapreso la propria strada seguendo un po' le proprie attitudini musicali. Io nei primi anni sono tornato, diciamo, a praticare quello che era il mio genere preferito, quindi il jazz, in particolar modo la musica brasiliana, il Latin jazz, la bossa nova. Il samba, che si sente anche un po' in questa Lunatica. Si sente tantissimo, certo, si sente tantissimo anche in questo singolo. I ritmi latini non mi abbandonano mai, diciamo, fanno parte un po' del mio sangue, ormai si può dire. E anche questa volta non ho voluto tradire o abbandonare quel tipo di ascolto che porto dietro fin da quando ero adolescente. Tu sei pugliese, vero? Sì. Di dove in particolare? Di Lecce, in particolar modo, anzi, diciamo salentino, perché se no i salentini tendono sempre un po' a sentirsi una parte a sé della Puglia, che è talmente bella, varia,
però abbiamo un humus tutto particolare, anche il modo di parlare è un po' diverso, diciamo, dalle altre province, per cui siamo come una piccola repubblica a sé. Salento, bellissimo il mare, quindi quest'estate, oltre, stiamo godendo, oltre al caldo naturalmente. Oltre al caldo, oltre magari anche all'affollamento, perché il Salento richiama tantissimi turisti, specialmente luglio e agosto, però oltre a questo... Beh, luglio è ancora abbastanza vivibile, poi agosto diventa una bella forma di allegria e di sovraffollamento. Certo. Però avete un mare meraviglioso? Beh, posso confermare questo, insomma, avendolo visto, diciamo, da pochi minuti, perché io sono equidistante dai mari, quindi dallo Ionio e dall'Adriatico, ma ti posso dire che oggi parlavo con un'amica siciliana, lei mi diceva che anche da quelle parti il mare è bellissimo, ma qui vedeva appunto dei colori diversi, quindi questo non può altro che lusingarci. Quindi sei stato da salentino. Sei di ritorno dalla spiaggia allora? No, per motivi sempre di promozione stiamo girando in spiaggia al mare. Esatto, per promuovere il brano. Certo. Anche insomma sulle varie spiagge, visto che è un brano molto estivo. In particolare in quali spiagge siete stati? Beh, siamo stati a Gallipoli, tra l'altro, ecco, ne approfitto per ricordare che il brano è stato coprodotto con Danilo Seclì, che è il DJ storico del Sansara, ormai da anni fa ballare un sacco di turisti, e non solo a Gallipoli, ma ormai la sua musica, diciamo, i suoi ritmi hanno preso piede un po' in tutte le spiagge italiane, e quindi non potevo che scegliere un collaboratore come lui per questo brano. Tra l'altro Gallipoli quest'estate sta andando fortissimo, ma già da qualche anno sta andando molto molto trend. Beh, una spiaggia tra le più in voga, soprattutto tra i giovani, devo dire, tra i molto giovani. Sì, molto infatti. Più giovani di me, purtroppo. Ma poi tutto il Salento, diciamo, offre una vasta gamma di spiagge, di colori, di bellezza e di lidi anche per tutti i gusti. Sembra quasi che stia facendo il promoter del turismo in Salento, ma non ne ha bisogno davvero questa terra, perché poi è fantastica come... Esatto, sì, non ne ha bisogno assolutamente. È bellissima da ogni punto di vista, sia per quanto riguarda proprio la natura, che per quanto riguarda poi anche la cucina, le tradizioni, vero? La cultura in genere. Assolutamente, anche dal punto di vista musicale direi che non siamo secondi a nessuno, io ne approfitto. È vero, anche ne approfitto anche per dirti che in questi giorni sono in giro con Aria Sanremo Tour, l'unico concorso nazionale che dà accesso poi ai ragazzi per le selezioni di Sanremo Giovani, e ho avuto questo incarico quest'anno di selezionare i ragazzi, quindi presiedo le giurie di tutte le tappe pugliesi. Ah, complimenti allora Antonio, complimenti. Questa devo dire è una grande, grande responsabilità. Soddisfazione poi anche, no? Sì, gratificazione. Anche, soprattutto una responsabilità, perché si decide per il destino dei ragazzi, ma poi devo dire che tutto è ripagato dallo scoprire ogni giorno questi grandi talenti che offre la nostra terra, scambiare con loro energie creative in maniera istintiva, disinvolta. Certo, assolutamente sì, una grande gratificazione per te. Il tuo sogno nel cassetto però qual è? Quello di partecipare a Sanremo? Allora guarda, il sogno nel cassetto credo del 99,9% di chi fa musica in Italia direi che è quello, però io direi che poi la cosa bella è comunque quella di poter esprimere la propria musica a tutti i livelli, anche appunto attraverso le radio, perché no, attraverso i palchi, i lidi, le occasioni, insomma, per esprimersi dal vivo, perché sarebbe veramente auspicabile un ritorno della musica live, soprattutto con i programmi e la tecnologia di oggi che permette davvero di confezionare un buon prodotto a chiunque, poi
sai, dal vivo si fa davvero la differenza, nel senso che poi il live è quello che ti permette di misurare davvero lo spessore di un artista, e quindi avere l'opportunità di poterci esprimere e creare occasioni per potersi esprimere dal vivo credo che sia oggi l'aspetto forse più bello della musica. Sanremo sicuramente un sogno, ma rimane anche un modo insomma importante come tanti altri per poter esprimere la propria arte in musica. Certo, assolutamente sì. Allora, tu sei quindi in promozione al lavoro per promuovere questo bel pezzo, complimenti, Lunatica, come abbiamo detto, con delle sonorità un po' samba, e poi naturalmente stai svolgendo questo lavoro di selezione per Area Sanremo. Quindi è un'estate impegnativa. È un'estate abbastanza intensa, sì, avremmo dovuto uscire col singolo diciamo un po' prima, poi si sono accavallati un po' di impegni come spesso succede, e poi spesso sai che l'estate è ispiratrice, e quindi ci siamo trovati diciamo a gestire questo singolo con la nostra etichetta, la Flagship Records, con la quale stiamo lavorando anche ad un disco completo per l'autunno. E quindi ci siamo trovati a gestire questa serie di impegni sicuramente stressanti, ma belli, poi sempre insomma carichi di gioia, perché si parla comunque di un'arte nobile, quindi è bello essere impegnati e fare ciò che veramente ti piace, quindi seguire la propria passione anche con impegno, con dedizione. Stancante sì, però sicuramente, come dicevi prima, riempie di soddisfazioni. Assolutamente sì. Bene, Antonio, vogliamo dare i tuoi contatti, poi elencare il cast che ti ha affiancato nella realizzazione di questo Lunatica, e poi magari ci salutiamo con l'ascolto del tuo pezzo. Allora, per quanto riguarda le collaborazioni, ha lavorato con me Riccardo Santoro, un noto musicista e autore salentino con il quale collaboriamo ormai da anni. Poi il già citato DJ Danilo Sefli, che ha coprodotto il brano, si è occupato della sezione ritmica. E infine il più grande ringraziamento va sicuramente all'etichetta Flagship Records di Giorgio Mongelli, con la quale abbiamo realizzato anche lo splendido video girato dalla regista Viviana Lapenna, che tra l'altro è da oggi disponibile su YouTube. Il brano è invece rintracciabile in tutti i digital store, iTunes, Spotify, Amazon e tutti gli altri che insomma i ragazzi conoscono molto meglio di me. Ed è in rotazione anche a Radio Incontro. Ed è già in rotazione a Radio Incontro. Spero insomma che vi piaccia, che vi faccia ballare un po' quest'estate, per cui non mi resta insomma che augurare a tutti buona musica, buon ascolto e buone estate, vacanze. Buone vacanze, bella vita, e ci godiamo il tuo pezzo. Un saluto anche a Giovanni Germanelli, che cura la parte comunicazione. Assolutamente, un applauso sì. A quel bischero del Giova. Un applauso. Grazie. A Giovanni Germanelli, che non si ferma mai e davvero si prodiga per voi anche tutti lui, artisti. Tra l'altro ex musicista. Sì, sì, quindi, lo sappiamo. Anzi, forse il termine ex non ci piace, diciamo musicista prestato poi alla promozione con, devo dire, con grandi, grandi risultati. È vero. Grazie a te. Grazie Antonio. Antonio Ancora, hai anche un cognome molto marino. Decisamente, sì. Famiglia di marinai. Quindi, a volte capita che qualcuno lo scambi con la canzone di De Crescenzo, sbagliando ancora magari gli accenti. Ma anch'io, però, sai, un po' all'inizio. Devo dire che ti è andata bene. Sì, non mi è andata bene per mio merito, ma perché ho parlato con Giovanni e mi diceva, quando all'inizio dovevamo promuoverti, e mi diceva Antonio Ancora, quindi... E quindi anche in questo caso un applauso in più al nostro Giovanni. Sì, è vero, è vero.
Grazie Antonio, grazie, buona vita e naturalmente buona estate. Ci sentiamo, perché no, a settembre, chissà. Altrettanto, grazie a voi, buona estate e a risentirci presto. Ecco, e poi volevo aggiungere che naturalmente metteremo il tuo videoclip nella pagina artisti del nostro sito e poi posteremo, anzi pubblicheremo questa intervista, questa chiacchierata più che intervista, sulla pagina YouTube di Radio Incontro, così magari la condividerai. Invito quindi tutti i fan della mia pagina Antonio Ancora Official Page a seguire, a riascoltare, per chi se la fosse persa, questa piacevolissima intervista. Grazie Antonio, grazie. Un saluto e un bacio alle spiagge del Salento. Grazie altrettanto, un abbraccio. Ciao, grazie a te, ciao. Eccolo qua, bellissimo il pezzo, lo ascoltiamo insieme in silenzio. Come musica, la notte mi sorprende malinconica e sfuma sulle onde che spiaggiano attraverso gli occhi miei. Lunatica, dicesti a me di essere malinconica. Notte che mi inganna e non notifica, senza luna sai impazzirei. Sentimento denso, dovrei stare attento, potrei smarrirmi dentro gli occhi tuoi, come un cielo immenso che guardi all'inverso, potrei offrirti un angolo se vuoi. Vai, paramapapapà. La musica di notte che ci agita è un ritmo sconosciuto e bellissimo. Se balliamo non si calmerà. Sentimento denso, dovrei stare attento, potrei smarrirmi dentro gli occhi tuoi, come un cielo immenso che guardi all'inverso, potrei offrirti un angolo se vuoi. Gira, gira intorno a questo raggio di luna, il mio destino senza di te, tu luna. Mi illumini e te ne vai, mi costringe a fare a meno di te, mi costringe a fare.